Le mie priorità in questa legislatura saranno indubbiamente quelle di tutelare gli interessi della Calabria e del Collegio Sud, di cui sono espressione. Appunto, saranno quelle di rivendicare l'esigenza di riscatto di un Sud che in Europa ancora è marginale, perché abbiamo un reddito pro capite tra i più bassi dei Paesi membri, e allora si vuole intervenire. Cercherò di impegnarmi in tal senso con maggiore formazione, investimento in capitale umano che diventi il motore di sviluppo sociale ed economico, ridurre il divario tra offerta e richiesta di competenze, intervenire rispetto ai temi strategici e nevralgici legati all'agricoltura, legati ai cambiamenti climatici, legati alle imprese, quindi che ci sia meno fisco, meno burocrazia, richiamando grandi investimenti che poi siano motore di sviluppo, un sud che riesca a decollare finalmente attraverso le infrastrutture, l'alta velocità e la digitalizzazione.